Io mi chiamo Amedeo Fadini e sono socio di GFOS.it, Associazione per l'Informazione Geografica Libera. Mi presento con calma domani perché questo era il talk che doveva fare Delio Brentan, che invece è funzionario, anche lui è socio, è funzionario di Regione Veneto e oggi purtroppo è praticamente bloccato in ufficio per cercare di far funzionare l'infrastruttura dei dati territoriali, che è poi quello che vi presento, cercando un attimo di spiegare, no? Quindi l'idea era gli open data geografici. Nell'ambito geografico voi sapete che più o meno nel 2012 c'è stata un'esplosione di portali open data e normalmente, boh, fate di sì o fate di no con la testa, normalmente la logica è dire siccome sono dati importanti anche per le aziende, anche per le start-up, anche per poter farci sopra dei soldi, produrre del PIL, siccome sono stati pagati con le mie tasse, è giusto che siano disponibili liberamente. Quindi l'elenco delle farmacie, il numero effettivo di immigrati, il numero effettivo di disoccupati, no? Praticamente, e gran parte dei dati più richiesti erano comunque dati di natura geografica, cioè quanti sono gli abitanti del mio quartiere. Ok, l'Istat lo sa, lo ha sempre saputo, adesso lo pubblica anche con il dato del censimento del 2011 e del 2012 praticamente, no? Noi ci occupiamo di software geografico libero e di dati geografici liberi. In realtà, tutti i portali delle regioni rispondono a una precisa indicazione di legge che è una direttiva europea, Inspire. Qui presumo che funziona anche il video, però questo lo trovate sul sito della Commissione europea che parla di Inspire. La direttiva che cosa dice? Siccome i dati ambientali hanno una certa importanza e siccome, come vedete qui, lui dice il fiume ha il brutto vizio che non è che si interrompe al confine di uno Stato, se è inquinato in un certo punto per colpa dello Stato a monte praticamente, quindi il Po, se viene inquinato in Piemonte, non è che improvvisamente al confine con il Veneto il nostro governatore blocca gli inquinanti e li rimanda indietro, no? Per cui chiaramente se succede uno sversamento, no, in Piemonte bisogna avere i dati geografici necessari, qui c'era l'esempio del vulcano praticamente, per sapere dove andranno a finire questi inquinanti. Per esempio all'interno di un progetto europeo di Adriatico e Ionio, per l'istituto che è il CNR ISMAR di Venezia, l'Istituto di Scienze Marine dove lavoro, hanno elaborato un modello in cui appena entra una petroliera, praticamente viene tracciata dalla Puglia, no? Nel canale d'Otranto, viene tracciata, viene valutata la sua classe di rischio, perché alcuni paesi le mantengono meglio le petroliere, altri no. E viene valutato, appunto, viene fatto girare un modello che in caso di incidente dice subito dove bisogna andare a prendere provvedimenti, dove potrebbe arrivare in base alle correnti, eccetera. Questo è quello che fanno i sistemi di informazione geografica. Beh, arriviamo alle slide di Delion, questo è troppo lungo, questo è troppo. Ah, ecco. E per fare veramente open data, una infrastruttura di dati territoriali deve essere interoperabile, no? Quindi normalmente i dati, poi casomai in questi giorni verrete a chiedere a me oppure anche Alberto, il collega, normalmente dal nostro desktop ci si collega a dei servizi che stanno su un server, sono web service con protocollo HTTP che sono ben stabiliti e che provvedono direttamente delle mappe oppure mi danno le geometrie praticamente oppure il classico download del sistema. Però il servizio è importante perché scaricare un dato che esiste su scala italiana, ieri ho provato con le frane mosaicate dall'ISPRA, vabbè, lasciamo stare, però l'ISPRA dà una cartografia, diciamo, delle aree a pericolosità di frana. In Italia pesa 1,2 giga. In genere a nessuno gli interessa mai fare una mappa che va dalle Alpi alle piramidi e dal Manzanar al Reno, insomma, no, in questo caso da campione d'Italia a Lampedusa praticamente, anche perché Lampedusa frane Nisba. Per cui il servizio mi consente di richiedere il dato geografico solo sull'area che mi interessa. Poi qui si parla, queste cose sono state messe, questi standard sono stati definiti dall'Open Geospatial Consortium praticamente.
Altro tema della IDT è i geoportali, praticamente, e un altro pilastro della direttiva Inspire, no? Visto che i dati comunque pesano, soprattutto i dati da satellite, ortofoto, eccetera, non è che poi ogni comune deve duplicare il CD, questo succede ancora in tante regioni, con la cartografia della regione, eccetera. Una volta che c'è una cosa su un server, no? Sugli altri server in cui la gente la cerca, non mettiamo semplicemente un catalogo con il link che rimanda, e questi sarebbero i famosi metadati di cui avete già sentito parlare e sono disponibili anche un po' su tutti i portali, anche sui portali SICAN, sui portali datigov.it, dativeneto.it. Poi qua ci sono servizi di presentazione, che è quindi la visualizzazione della mappa, oppure un viewer web per capire di che dati sto parlando e se fanno a casa mia prima di scaricarli, e poi l'accesso effettivamente ai dati. Bene, questa era quella che mi interessava farvi capire, perché la nuova IDT del Veneto, ma gran parte delle IDT sono sviluppate con software geografico libero, perché questo software è di gran lunga migliore del software proprietario, no? È usato in tutte le pubbliche amministrazioni perché non ha costi di licenza, no? Quando si parla di open source, la prima cosa che uno capisce, ah, è gratis, no? In realtà non è per niente vero, perché chiaramente sappiamo che... Però questo è per farvi capire più o meno la complessità, diciamo, quando uno dice facciamo un portale open data. Per quel che riguarda i dati geografici, normalmente abbiamo un database, PostgreSQL ha un'estensione geografica che si chiama PostGIS e fa le scarpe tranquillamente a Oracle. Se uno presenta Oracle dice il contrario, ma in realtà da vari test dipende dal tuning, però comunque è un database assolutamente molto potente anche per le operazioni geografiche. Cioè, il geodatabase significa che in genere io normalmente quando devo fare un'operazione di ritaglio, dammi le frane del Veneto, lo faccio con una select, per cui non ho nessun problema, diciamo, ad utilizzarlo anche lato server, da servizi, da riga di comando, diciamo, a frammentare, no? Anche quando devo proprio creare nuove geometrie, ritagliare, eccetera, no? Per cui Regione Veneto ha comunque qualcosa su Oracle perché sono legati a doppio filo, la parte geografica va comunque su PostGIS, oppure PostGIS visualizza le tabelle di Oracle. Abbiamo dei servizi di catalogo e anche un vero e proprio, diciamo, content management system per le mappe che si chiama GeoNode. La parte più importante è il server cartografico, no? Quindi se non sapete cos'è un applicativo GIS, venite a sentire il mio talk di domani su QGIS. Comunque, un applicativo GIS è quello che mi consente di utilizzare dati territoriali, e rispetto al CAD i dati territoriali in genere sono gestiti da geometrie e attributi, no? Quindi quando noi ci troviamo con quelli che usano il CAD, diciamo, guarda che noi abbiamo gli attributi, in genere, no? E sì, no, non c'era nessun secondo fine, ok? Quindi una tabella che mi descrive quella geometria. A livello server, map server oppure geoserver oppure QGIS server, fanno proprio questo lavoro di leggere i file dei dati geografici, le geometrie, e di creare la mappa, diciamo visualizzarle e renderizzare la mappa. Poi si tratta anche di sovrapporle, perché ci sono tutta una serie di problemi, perché nonostante qualcuno si sia di nuovo convinto, la Terra non è piatta e quindi ci sono vari algoritmi di deformazione delle mappe per renderle piane, no? Quindi sono tutti i sistemi di riferimento, però la parte, diciamo, geografica è gestita da un application server di questo tipo che legge i dati ed è in grado di presentarli. OpenLayer, anche su questo facciamo un talk domani, o LISMAP sono comunque piattaforme di visualizzazione su un sito web dei dati, ma il più delle volte io posso collegarmi a GeoServer, a MapServer anche con un applicativo desktop e vado a consumare i servizi, appunto, UMS. ArcGIS invece non è software libero, però diciamo è più o meno l'ecosistema proprietario che fino a
diciamo 5-10 anni fa, fino a quando è nata GeForce.it, la faceva da padrone, perché comunque uno esce sul mercato e dice: noi siamo gli unici che facciamo un software di questo tipo. Non è vero, ma la gente ci crede. E adesso, mentre la versione desktop veniva venduta anche a 30.000 euro di licenza, quando non c'erano le licenze annuali, adesso invece ogni volta c'è prezzo, chiedi al tuo commerciale. Adesso ovviamente fanno anche loro, Argis Online, una serie di servizi gratuiti, dove, come sappiamo, la merce e il corrispettivo è costituito dall'utente stesso e dai suoi dati. Qui c'è più o meno un pochino il progetto. Ok, vabbè, quante risorse informative più o meno sull'IDT, dopo vi faccio vedere quella esistente o forse anche quella nuova. Sono più o meno 700 livelli, ad esempio ci sono tutti i dati dei suoli da ARPA, ma da ARPA Veneto, no? La carta dei suoli, no? Questo è un po' il progetto, la licenza, ok? La Regione Veneto, come le varie pubbliche amministrazioni, è andata su una licenza Yodel 2.0, è molto simile allo DBL. Se avete dubbi sulle licenze ne parliamo in privato. Comunque alcuni elementi sono in CC BY. La CC BY normalmente per i dati geografici si applica fin là, perché più delle volte io ho una banca dati, non ho un'immagine che viene o riprodotta così com'è o modificata. La banca dati viene integrata, migliorata, messa in parte, eccetera. Per cui se io ho la cartografia del forte, no? Quindi mi scarico la geometria del forte, poi solo quella miglioro, perché non è precisa, quindi la preciso, la ricarico su OpenStreetMap, posso farlo perché la CTR di Regione Veneto iniziale ha una licenza permissiva e già nel 2006 aveva dato un permesso ad hoc per il caricamento su OpenStreetMap, che è una mappa collaborativa, insomma, no? E la licenza ODBL alla fine è relativamente compatibile con la Yodel 2.0, però insomma ci sono dei problemi di licenza che spesso bloccano la possibilità da parte della regione di pubblicare dei dati che pure ha, quindi le nuvole di punti leader delle tre cime, no, su cui io ho lavorato quando lavoravo in regione, di fatto quelle lì il ministero sono sue e dice alla regione: sì, vi spediamo, fateci un bonifico che vi spediamo il CD. No? E quindi la regione fa un bonifico di 7 euro per giustificare i costi di duplicazione del CD. Per cui open data significa anche scendere un pochino a patti con alcune logiche amministrative come questa, e spesso non troviamo i dati non perché non ci sono, non ce li vogliono dare, ma perché semplicemente all'interno delle varie strutture è complicato averli, oppure Questa nuova infrastruttura ha richiesto 2 anni per essere creata, per cui magari oggettivamente non li troviamo sul sito, ma magari se telefoniamo lì e troviamo una persona gentile, dice: vieni qua con l'hard disk che i dati te li diamo. Insomma, questo era quello che mi interessava dire. Una domanda che potreste fare dopo è: perché i dati geografici li hanno le regioni? Qui sostanzialmente ci sono, vabbè, le funzioni dei servizi, però quello che ci interessa come cittadini è fruizione e analisi delle informazioni, il resto riguarda più o meno la regione all'interno. Questo servizio di discovery, no, di ricerca, non è assolutamente semplice da fare praticamente. Allora, abbiate un attimo di pazienza perché sono tante slide e volevo fare solo quelle che servono e non... Ecco, più o meno comunque la struttura può essere assimilata alle applicazioni da 3 tier. Il data layer, quindi però in questo caso su più database praticamente, il service layer, dove vabbè c'è Nigel che non è che c'entri molto, però qui troviamo appunto il server cartografico GeoServer per la pubblicazione direttamente dei servizi. E poi loro come application server hanno tutta una serie di elementi che consente di vedere direttamente anche WordPress per poter gestire il portale, gli utenti, perché chiaramente ci sono dei dati che sono rivolti direttamente ai comuni. Poi hanno fatto un portale metadati apposito e i metadati, anche quelli, hanno delle specifiche molto stringenti definite sia da Inspire sia
dal catalogo nazionale, che dovrebbe essere, diciamo, un endpoint della struttura Inspire. Il più delle volte, gran parte del lavoro che impedisce la pubblicazione di un dato è perché non ci sono i metadati. Quindi, tornando all'esempio di prima, no? Io, ok, ho la cartografia con la geometria del forte e il canale, magari anche un'indicazione della batimetria del canale, però per essere onesto e per essere a norma di legge, devo dire quella geometria lì a che scala è valida, scala equivalente, perché essendo vettoriale la posso ingrandire anche in scala 1 a 1. Allora, c'è qualche geometra in sala? Normalmente quando lo dice i geometri, uno comunque dice, ah beh, allora faccio in scala 1 a 50. No, quella geometria lì nel metadato dice che la scala equivalente alle CTR magari è stata, viene dalla scansione di una carta stampata al 5000. In ogni caso, anche la carta stampata viene da un aeroplano che ha volato una determinata quota e ha restituito un'immagine aerea, poi ortorettificata, che vale al 10000. Per cui ho delle tolleranze che possono anche essere di 1,2 m. Mi va benissimo se devo fare una scarta escursionistica, no? Perché la farò in scala magari 1 al 25.000 o anche 1 al 5.000 o anche 1 a 2.000. Il pannello informativo che c'è fuori recupera proprio un estratto di CTR. Però occio che non posso usarla per far atterrare un drone, perché se ho 1 metro di differenza finisce nell'acqua. Ok, non posso usarla per lanciare un'auto a guida autonoma che si fidi del GPS. Per cui uno dei problemi che la gente non capisce con i dati vettoriali è che esiste comunque una cosa. Questo non so bene cosa sia. Qualche schermata, vediamo un attimo. Questa è l'interfaccia per il catalogo. Ok, qualche screenshot, nel senso hanno rinnovato in gran parte la grafica, quindi ho dei visualizzatori di dati geografici, quindi se tutto va bene e se ha senso, c'è un WebGIS online, ho un talk anche su come si fanno i WebGIS, quindi in realtà qui abbiamo un grande utilizzo di software open source rispetto a quella precedente. C'è l'aerofototeca online, gran parte delle foto storiche, quindi abbiamo delle foto aeree anche del 54, per problemi di licenza il cittadino comune non ce la può avere, ma insomma a furia di insistere tramite il comune, tramite l'università, l'ente di ricerca, insomma, cioè dati in regione ce ne sono veramente parecchi e anche molto, molto interessanti. Oppure si possono acquistare, io ho acquistato un ortofoto del 54 per 7 euro, il titolare è l'Istituto Geografico Militare praticamente. Quindi l'IDT seconda generazione si potrà considerare diversi strumenti. Ah, ecco, alla fine gran parte degli utenti sono utenti interni, cioè delle strutture regionali che il più delle volte già all'interno stessa della regione, la direzione difesa del suolo o la direzione infrastrutture non condividono la stessa cartografia. Ma quando diciamo la stessa cartografia parliamo anche, non so, di confini comunali che negli anni magari vengono aggiustati avendo questa possibilità di andare a scala maggiore. Quando un comune fa il piano urbanistico magari si accorge che il confine è leggermente spostato e quindi lo segna direttamente in genere all'interno di boschi o di altre cose. Provo a farvi vedere quanto tempo ho prima delle domande. Perfetto, allora idt.regioneveneto.it è, diciamo, il sito attuale, mentre la nuova teoricamente dovrebbe stare su staging o idt2.regioneveneto.it. Non sta caricando una mazza, strano perché avevamo un 4 giga paurosamente, paurosamente veloce fino a un attimo fa. Ok, qui Delio è ancora in giro, quindi gli possiamo dire che abbiamo finito. E vabbè, qui sostanzialmente vi lascio un attimo i due elementi, perché poi uno dei grossi problemi è che alla fine è molto difficile scaricare i dati, cioè anche sugli altri portali regionali è molto problematico, no? Però tutto sommato ci sono varie modalità di ricerca e quindi se uno ci perde una nottata poi si orienta. In caso di dubbi mandate una mail al sottoscritto o cercate gfos.it o gsitalia, insomma chiedete a uno bravo. Domande? Diciamo che nel CAD trovi tanti
tutti importatori di GIS o di dati, diciamo, che accedono a una libreria comune, oppure accedono a più, visto che è postato, più servizi? Cioè, come può un utente non esperto sapere a che cartina o a che database sta accedendo il plugin di turno? Cioè, c'è una normativa, c'è qualcosa? Sì, cioè, allora, c'è la normativa, ma è abbastanza libera, tanto che spesso la gente confonde la tecnologia utilizzata, che sono in gran parte open source, quindi il protocollo WMS, per esempio, che è uno degli standard per i web service, lo confonde con la normativa. La normativa ovviamente è scritta bene e non dice quale protocollo devi usare. Dice che deve essere un protocollo interoperabile, che non devi duplicare il dato in maniera da avere quello più aggiornato, no? Per cui in ambito CAD in gran parte hai l'importatore di un file, che è lo shapefile, no? Il formato ESRI shapefile è un formato proprietario di cui, stranamente, perché in America poi ESRI, che è appunto la multinazionale gestisce ArcGIS, erano più lungimiranti, ha diffuso fin quasi dall'inizio le specifiche, in maniera che gli altri programmi lo potessero leggere e anche scrivere, ed è diventato un formato di interscambio. E questo è assolutamente deleterio nel 2018, perché è un formato che è stato messo a punto negli anni 80 e anche a livello di correttezza topologica delle geometrie fa piantare molte volte i programmi. Allora, finché si pianta il mio client desktop, il CAD non si pianta perché non ha problemi di correttezza topologica. Quindi significa che la correttezza topologica significa che se io in un piano urbanistico il più delle volte ho due rettangoli, questi due rettangoli che hanno un lato in comune vengono disegnati due volte, però devono avere solo due vertici e questi due vertici devono essere in comune, alle stesse coordinate, perché se comincio ad avere un rettangolo che ha un lato dritto con un vertice in mezzo e l'altro invece ne ha due, ok? Cioè, alla fine poi le operazioni computazionali, il CAD deve solo arrivare a un foglio di carta e quindi in qualche maniera stampa, chi se ne frega, stampa la linea grossa, copre tutto. Invece il GIS sotto proprio ci ragiona, ci pensa su questi vertici, quindi si pianta. Per cui far piantare un server perché carichi. Quindi più delle volte c'è questo formato shapefile che è un interscambio de facto ed è difficile da soppiantare perché per mille motivi ci sono dei formati di interscambio, ma sono molto verbosi, molto ampi, eccetera. E più delle volte accedi invece a un server e devi sapere a che server è. Ma non è tanto il problema, è soprattutto avere il metadato, cioè capire effettivamente quella cartografia lì per che scopo è stata fatta e vedere se la puoi usare per lo scopo che serve a te. Per cui il grafo stradale di un navigatore sostanzialmente non lo puoi usare per calcolare il consumo di suolo, perché non, cioè, ti dice quanto è larga la strada, ti dice che è un'autostrada, ma nessuno è andato lì a misurarlo al centimetro la larghezza della carreggiata. Sì, hai spiegato che i dati geografici sono stati rilasciati con due licenze diverse, uno CC BY e poi un'altra IODL, Italian Open Data License sostanzialmente. E allora, magari due licenze, scusa, finisci? Quindi è una licenza fatta a livello italiano per rilasciare dati geografici o che tipo di licenza è? Ma è una licenza fatta a livello italiano per tutte le tipologie di dati. Lo sbaglio è stato farlo a livello italiano, perché comunque i dati girano quantomeno nell'Unione Europea. Ma sostanzialmente le clausole sono come quella della ODBL, che è di OpenStreetMap, che riguarda, è focalizzata insomma sulle banche dati. E normalmente le clausole riguardano che non ci si può appropriare della proprietà dei dati e che le opere derivate vanno o meno distribuite con la stessa licenza e con l'indicazione che le opere derivate sono opere derivate, quindi che la banca dati è stata integrata. Il problema della CC BY è quando utilizzi solo una parte del contenuto, che spesso non deve trascinarsi indietro. Per cui la CC BY va bene per le mappe già fatte, mappe storiche o per le immagini,
ma per i dati che possono assumere anche aspetti molto molto diversi, in genere ci vuole una licenza leggermente migliore. Però su tutti i geoportali sono state usate 1000 licenze e ci sono anche dei problemi di compatibilità. Per esempio, secondo la OpenStreetMap Foundation, la carta tecnica di Regione Piemonte che è distribuita in CC BY è quasi incompatibile, cioè è a senso unico, può essere importata in OpenStreetMap, però poi Regione Piemonte non può riutilizzare i dati o OpenStreetMap senza rilasciarli in ODBL. Il problema delle licenze è molto complesso. La cosa importante però è che ci deve essere una licenza, cioè quando viene pubblicato un dato deve essere chiaro cosa si può fare. Dal 2006 al 2010 la Regione Veneto aveva pubblicato il dato gratuitamente, andava nelle conferenze a dire: ah, noi abbiamo messo il dato a disposizione di tutti i cittadini, noi come associazione abbiamo approfittato della presentazione, abbiamo fatto un comunicato stampa dicendo: bene, bravi, avete pubblicato il dato, adesso dategli una licenza, perché se questo dato non ha una licenza aprite il cancello ma non gli date le gambe per mandarlo in giro, perché poi uno alla fine dice: cosa ci posso fare? Posso usarlo a scopo di lucro per lavoro, oppure poi mi denunci, no? Perché fa... E l'allora dirigente, che poi ho conosciuto di persona, si è arrabbiato tantissimo, è andato dal suo consulente del portale Open Data: guarda cosa mi scrive Amedeo Fadini, mi dice che noi non abbiamo la licenza, ma questo è matto, ma non è possibile. Gli ho risposto: sì, è vero, ha ragione, dovete andare. E lì è venuta fuori poi il nuovo portale con la Italia Open Data. Però comunque l'essenziale è che ci sia una licenza, che sia una licenza che consenta il riuso. Grosso problema con i dati del catasto: sono stati pubblicati solo tramite servizio WMS, quindi io ho un'immagine con i dati del catasto, ma gli hanno assegnato una licenza CC BY ND NC, quindi sarebbe vietato qualsiasi utilizzo commerciale e qualsiasi opera derivata. Significa che io, quando ho la cartografia del catasto e sotto ci metto una foto aerea oppure la carta tecnica oppure una carta con gli indirizzi per sapere dove sono, quella immagine lì non posso fare assolutamente niente. Come dice un nostro amico, posso appenderla in bagno e basta, non la posso pubblicare su un libro, non la posso utilizzare su una relazione tecnica, meno che mai se io faccio urbanistica nella relazione di un piano regolatore, perché quella è una cosa che io mi faccio pagare, quindi violerei anche la NC. Per cui, per ignoranza del sistema delle licenze o forse diciamo per malafede, a questi dati molto importanti, che è la cartografia catastale, è stata data una licenza che non consente di farci sopra nulla, e continuano ad ignorare questa cosa nonostante molte persone anche nella commissione parlamentare di inchiesta gli abbiano fatto notare che non si fa open data così. Basta? Ok, no, vi siete dimenticati la domanda che ho fatto io: perché i dati geografici le fanno le regioni, no? Quando noi abbiamo ben 4 enti cartografici dello Stato, no? Che sono l'Istituto Geografico Militare, l'Istituto Idrografico della Marina, l'Agenzia del Territorio, che adesso è diventata anche l'Agenzia delle Entrate, e un altro che è talmente significante che me lo dimentico, però diciamo che avrebbero come compito, no, statale. Allora, l'Istituto Idrografico in effetti fa le carte nautiche, no? Le regioni hanno iniziato a fare la carta tecnica, quindi la cartografia di base, dove c'ho alberi, edifici, fiumi, strade, proprio per poter supportare la pianificazione urbanistica, che è una materia di esclusiva competenza delle regioni. Quindi, per poter disegnare i piani regolatori su una base che corrispondesse alla realtà, perché il catasto si disinteressa della realtà, il catasto si occupa in genere dei confini, per cui il catasto vive ai confini della realtà, io dico normalmente, no? Per cui questa base cartografica, dagli anni 70 in poi, con varie leggi regionali, è stata fatta dalle regioni per permettere ai comuni di fare poi dei piani regolatori che avessero delle misure certe, chiare, per cui pur con la tolleranza che dicevamo prima al 5.000 o al 10.000
in montagna. Se io faccio un'area fabbricabile e la disegno, a maggior ragione col GIS ma anche col CAD, la posso misurare, la disegno e occupa 20.000 metri quadri di area fabbricabile, quando vado sul terreno a misurarla, vabbè, saranno 21.000, saranno 19.700, ma posso avere queste differenze qua, non è che passo da 10 a 20.000. Ok? Se io comunque disegno un'area di cava e poi qualcuno va lì a scavare, non è che poi mi scava il doppio dei metri cubi e dice: ah no, ma qui non si capiva, ho preso le misure con lo scalino, cioè, perché poi su questo fa. Per cui l'unica, in genere abbiamo una serie di portali regionali che sono anche molto diversi tra loro e un pochino difficili da usare. L'endpoint per tutti i metadati sarebbe gestito da AGIT, è il repertorio nazionale dei dati territoriali in sigla RNDT. Basta. geodati.gov.it, non mi hanno cambiato l'indirizzo, però questo, diciamo, sarebbe l'endpoint dove posso andare a cercare un po' tutti i metadati che riguardano. Ok, cercando Laguna di Venezia, per esempio, trovo comunque un dato e mi dice che questo dato è stato disegnato da ARPA Veneto, posso contattarli qua. Ecco, i contatti sono molto importanti, cioè spesso la gente va sul sito, ci passa una notte, anch'io, non trova il dato che gli serve e si lamenta su Facebook, dice: ecco, no, la regione, l'ARPA, non va. Delle volte non c'è dolo dietro, telefonando o inviando una mail a queste persone, oggettivamente, a me è capitato con Regione Emilia Romagna, telefono, gli dico: guarda, sto cercando di ripubblicare un vostro servizio, però siccome avete avuto la genialata di dare un nome a ogni layer e questi nomi contengono all'interno uno slash, no? Per cui il nome proprio della risorsa aveva lo slash all'interno, il mio server giustamente dice: non trovo il layer perché cerca un sottolivello. Non è che potreste cambiare i nomi, mettergli un alias, eccetera, no, figurati. Però comunque gli ho detto: guarda, il mio IP è quello, se ti faccio tanto traffico sul tuo server mi mandi una mail, mi avvisi e vedo di fare delle limitazioni, eccetera. Cioè, sono tutte brave persone con cui ci si intende, tra l'altro, cioè, che per lavoro pubblicano dati e quindi hanno bisogno di dimostrare anche poi al politico di turno che quei dati vengono effettivamente utilizzati. Perché il politico dice: beh, c'è Google Street, c'è Google Maps, no? Ma Google Maps non deve rispondere a nessuno se disegna un'area di 20.000 metri quadri e nella realtà è di 12.000. Google Maps, a parte che nel processo costruttivo ha un errore difficilmente, non deve rispondere a nessuno se decide, come è capitato qua, di chiamare un'isola Isola delle Rose, perché l'albergo costruito sopra si chiama Isola delle Rose, anche se in realtà da diversi secoli si chiama Sacca Sessola. Ok? Per cui dare tutto in mano a Google Maps. Bene, adesso sì, ho finito. Grazie. E domani eventualmente per gli altri talk.